Si è svolta presso il bagno Obelix di Marina di Ravenna la quinta edizione del torneo di Sorriso, il torneo di calcio tennis nato per ricordare Jonathan Mingozzi e finalizzato alla raccolta di fondi per finanziare le donazioni designate annualmente dall'associazione Il Sorriso di Joe. Il torneo del Sorriso è un evento sportivo incentrato sulla spettacolare disciplina del calcio tennis, lo sport che Joe per primo praticava proprio sul campo del bagno Obelix. Un evento che coinvolge amici, atleti, spettatori e sponsor nella raccolta di fondi per finanziare le donazioni di Sorrisi. Oggi siamo trovati nel secondo giorno di evento, il torneo del Sorriso di Joe, e si stanno svolgendo proprio le fasi finali che vedono dei grandissimi atleti giocare sotto questo sole in questo ambito che è veramente faticoso. E noi siamo contenti perché la cornice di pubblico è meravigliosa e perché c'è divertimento, c'è condivisione di valori veri quali amicizia, affetto, agonismo, tutte cose che per noi sono molto importanti. Com'è giocare qua sotto il sole per una buona causa? Bellissimo. Siete finalisti, quindi vincerete? Non lo so. Vediamo, ci proviamo comunque. Gli avversari sono tosti. Come sono gli avversari? Sono bravi. Molto bravi, atleticamente preparati. Poi uno ha l'esperienza dalla sua. Sono giovani anche, uno è giovane, l'altro no, un po' meno. C'è stata anche l'asta di beneficenza. Come è andata e che cosa avete battuto? Direi bene, perché abbiamo fatto credo un ottimo risultato, perché c'erano delle maglie importantissime, tra cui Balotelli, Pirlo, Di Natale, la maglia di Derrick Rose dell'NBA, Marchetti, una maglia dell'Akmar Ravenna, che tra l'altro ringraziamo, che ce l'hanno donata, tra l'altro intitolandosela proprio a noi, il Sorriso di Joe, e credo che sia stato un ottimo risultato. Gli spettatori si sono divertiti, credo, anche perché dai, comunque cerchiamo di mantenere alto il livello e niente, siamo molto contenti anche quest'anno del nostro piccolo sogno, della nostra realizzazione che dal niente è nata e ha fatto, credo per tutti, un bello spettacolo. Senti, qual è stata la maglia che ha tirato su più soldi? Credo quella di Pirlo della Nazionale. Mi pare 800 euro, generosissimi tra l'altro, ma credo che al di là della generosità ci sia proprio una questione di cuore per tutto questo movimento che abbiamo portato, per la beneficenza che facciamo. Credo che sia un buon auspicio perché noi tutti giovani possiamo mandare avanti la nostra società. A chi andrà questo denaro? Andrà all'associazione Letizia, che è un progetto che portiamo avanti noi, che abbiamo preso dall'anno scorso, e poi ha un ragazzo che è con noi, che si chiama Nicolò. Comunque il nostro progetto è molto legato all'associazione Letizia, quindi porteremo avanti questo discorso qui con loro anche negli anni successivi. L'anno scorso siamo riusciti a contribuire alla realizzazione delle altalene al parco dei giardini pubblici, quest'altro anno vedremo cosa potremo fare. Manuela Foiera per Ravenna Web TV.